Ehi ragazzi, salve a tutti e bentornati con questa nuova parte su Pokémon Legend Arceus. La scorsa parte, dopo essere stati cacciati dal villaggio Giubilo, abbiamo incontrato grazie a Detelo Noesis. Sì, anche questo personaggio assomiglia a Camilla. Sì, questo è un incubo. Più Noesis, come Camilla, si occupa di cercare queste leggende, cercare di decifrare le leggende che circondano dei misteri di Isui. Ed è proprio lei che ci dice di una leggenda che riguarda la catena rossa, che servirà successivamente per placare l'ira del sommo Sinnoh. Solamente che per prenderla dobbiamo recarci prima ai tre laghi con i tre guardiani che conosciamo benissimo. Abbiamo già preso quello di Mesprit, andiamo avanti con i prossimi. Vado da questa parte? Sì. Posto. Quindi ogni volta per tornare indietro, in sostanza a passare di lì vuol dire andare al villaggio. Posto, ok. Giusto per sapere. Una piuma di Mesprit. Dunque ciò che dicono le leggende è vero. Ma allora anche la catena rossa esiste davvero? Chiedo scusa Noesis, avrei una domanda. Perché ci serve questa catena rossa a dono dei Pokémon che rappresentano lo spirito per tenere insieme il mondo? I tuoi dubbi riflettono un fine intelletto. Vedo che il titolo di reggente è in buone mani. Se lo squarcio dovesse allargarsi ulteriormente o se il mondo dovesse finire, cosa cambierebbe per noi se non avessimo uno spirito, una mente tramite cui percepirlo? E viceversa, chi può dire che lo spazio, il tempo, l'universo, tutto non esistano solamente in funzione delle menti che li percepiscono? Cioè, nel senso... che... no, c'è una teoria... in teoria, cioè, esiste un pensiero, una scuola di pensiero che dice tutto quello che noi vediamo, cioè in realtà l'unica persona che esiste nel mondo sei tu, io, cioè io in questo momento che parlo mi sto immaginando di parlare con voi, ma voi esistete solo nella mia mente, voi non esistete. Stessa cosa per voi, cioè tu che da casa stai guardando questo video ti stai immaginando tutto questo, ma non esiste, è solo nella tua mente. È un po' mindfuck come cosa. Non è, purtroppo non è, non puoi negarla come cosa, non è negabile, non è confutabile. Forse la catena rossa è in grado di mostrare l'universo come veramente. Quindi nasce prima lo spirito che percepisce la realtà o la realtà che è percepita dallo spirito? Che mal di testa. L'uovo o la gallina? Aiuto. I miti. Con i loro messaggi criptici servono proprio a mostrarci come funziona il mondo. Ci spronano a ragionare più a fondo su ciò che esiste e sul sommo Sinnoh. Non posso che trovarmi d'accordo. I miti sono quanto di più interessante ci sia. Ora non ci resta che fare altre due volte ciò che abbiamo già fatto e la catena rossa sarà finalmente completa. Beh, non mi spiego questo tuo entusiasmo e tantomeno questo tuo sentirti così fiero. Fiero, guardalo! So bene che fai parte del gruppo solamente per puro interesse archeologico. Posto. Vabbè, la squadra ce l'abbiamo. Il box l'ho fatto. Vado di qua. Devo solo giusto un attimo dormire per mettere a posto i Pokémon, anche se mi sa che sono già messi a posto. Oh! A quei treno vermiglio vedo dei Graveler. E boh, quello è Max, che è il capo del team Magma. Quindi in sostanza il team Diamante, nella base c'è un quadro a parte di Nardo e un quadro di Max del team Magma. E il team Idro invece c'è Nardo e un quadro di Ivan, capo del team Idro. Bisogna capire più che altro perché, cioè perché hanno questi quadri di altri personaggi che non c'entra niente, tipo. Non lo sappiamo. Ad ogni modo, io ho sprecato un sacco di ball da tirare addosso a quei cacchi di Graveler, perché ogni volta mi sgamavano e fuckers. Cioè guarda qua, le mie wing ball. Mie wing ball. Ne ho una settantina. No, porca. Mi dà un fastidio usare Bravery comunque in sto modo perché è fatto male. Ti ha fatto veramente male.
Che ti parli del lago Valore, si narra che si formò a causa di attività vulcaniche in modo simile al lago Verità. Vi è un'altra teoria che sostiene che la sua conca ebbe origine da uno scontro fra Pokémon. A guardia del lago stanziato Azelf. Scontro tra Pokémon? Kyogre Groudon? Dice che quando prese il volo negli uomini nacque la determinazione necessaria a portare a termine qualcosa. O almeno così dicono le leggende sul Pokémon. L'Arceus sta leggendo qualcosa? Sì, apri la porta. Kyogre Groudon che possono aver lottato e creato questo lago? Questa cosa vulcanica, non lo so. Perché non mi ricordo, cioè sicuramente ci sono altri Pokémon che lottano. Però non mi ricordo, cioè da creare un lago così. Perché l'unica roba attinente alle cose vulcaniche mi viene in mente Heatran, ma Heatran non ce l'ha con nessuno. Cosa vedi nei miei occhi? Fino a pochi istanti fa quella caverna non c'era. Ti preoccupare, procediamo. Prevedo che incontreremo un Pokémon a difesa del Pokémon del lago, non abbassare la guardia. Ho Voltorb. Non si evolve, raga. Non riesco a capire. Cioè, alcuni hanno dei metodi che mi fanno innervosire. Che saranno ambienti che ci fanno delle colonne come quelle in una grotta. Questo che cacchio di Pokémon è? Quegli aculi non mi dicono nulla di buono, fai attenzione. Ma è qui il fish? No, ma giusto così per capire. Qui il fish. No, a due spazi dopo. Non evolve qui il fish, vero? Volte che l'hai fatto evolvere. Oh mio Dio! Che tipo è qui il fish? Buio veleno. Ma che cacchio? Come si chiama? Gli è andata l'evoluzione Quill. Non è. Oddio, non è che è un Quillfish tipo Wishy-Washy lì, come che si chiama? Forma banco? Overquill. Overquill. Che starebbe tipo per overkill? Può essere? Vabbè, Avalug entra e muore, poverino, non ce la fa. Sono tutti al 58 comunque, questo è perché puoi scegliere quando farli come vuoi. Sono un attimino. Ah, tra l'altro mi dice anche lì efficace, cioè me lo dice già da adesso. L'unico era lui. Perché psico purtroppo su veleno va bene, ma su buio è nullo. Quel maledetto psico. Cioè no, buio veleno è un tipo che mi dà un fastidio. Come Drapion. Perché va via con la terra. E basta. Perché lotta non puoi farglielo se, anche se è buio perché c'è il veleno. Folletto non puoi farlo perché c'è il veleno. È una tipologia che dà abbastanza fastidio. Possiamo andare. Overquill, ma che cacchio di Pokémon. Boh, vabbè. Vabbè, dai, ci andiamo. No. Fa paura un attimo il buio. Non lo so, raga. È tamarrissimo. Cioè, come Pokémon è tamarrissimo. C'ha le spine proprio gigantesche. Ok. Non evolve Voltorb, vero? Sì, mai. C'ha quelle spine.
Che sono esplose. Ottimo lavoro, Samsung. Forse un po' troppo tamarro, non lo so. Mi piace qui il fish di Zui. C'ha una colorazione che mi piace. Questo forse è un po' troppo tamarro. Beh, ovviamente anche lui. Mostrami la tua volontà incrollabile. Colpiscimi con delle sfere, Zen. Ah. Ok. Sono delle sfere, Zen. Che vado a lanciate contro Azel? Sì. Stavo per dire, mi prendi per il culo, non lo so, cioè. Allora è forse intenzione di lasciar perdere? No, no. Lui ovviamente vuole che continuiamo. La volontà di andare avanti. Va bene, ok. Ho già capito dove vogliamo andare a parare. Io ne lancerò un paio, puoi continuare a dire. Allora vuoi fermarti, vuoi continuare? Ti arrendi? No, continuo. Ah, e allora prova. Riprovi. Non funziona. Vuoi arrenderti? No, continua. Faresti meglio lasciar perdere o preferisci continuare nonostante. Ah, che palle quando fanno così. Dai. Su. E prima o poi uscirà e dirà: ok, dai, mi arrendo io. Ce l'hai fatta, bravo. Hai dimostrato la forza di volontà. GG, man. Arrenditi, non puoi farcela, devi avere intenzione. Sì. Oh, Naruto. Una sola? Conferisco un pezzo dello spirito per tenere insieme il mondo. Mi fa ridere un po' sta roba. Perché palesemente è fatta magari per un bambino, no? Zanna di Azelf. Cioè, mi dà la piuma di Mesprit e la zanna di Azelf. Ma dov'è la zanna di Azelf? Dove c'ha le zanne, sto Pokémon che lo vedi e dici: è bellino! Sì, lo dico sempre. Che faticaccia, ci manca ancora un lago. Cioè, fatta per un bambino, no? Il bambino è lì che ti. Che è lì che ti dice: no, io non mi voglio arrendere, andrò avanti! E te sei lì invece. No. Che fallo, ho già capito tutto quanto cosa deve succedere. Solete che sia andato tutto brillantemente, Samsung. Bene. Certo che sorge spontanea la domanda: perché non consegnarci semplicemente questa catena rossa? A che pro tutte queste prove? Infatti, presumo che sia un modo per appurare che chi desidera ne sia l'altezza. Sì. Non è tutti torti. Chissà cosa potrebbe succedere se dovesse cadere nelle mani sbagliate. Potrebbe essere anche uno che sa fare queste cose, ma è la mano sbagliata comunque. Cosa potrebbe mai farsene della catena rossa qualcuno con cattive intenzioni? Beh, non la usa. Cioè, la catena rossa serve per tenere l'equilibrio. Uno cattivo che non vuole l'equilibrio non prende la catena rossa. Chi può dirlo? Non escluderei che abbia altri utilizzi oltre a quello non noto. No, semplicemente non la usa. C'è ancora molto che non sappiamo su ciò che sta succedendo, così come sulla catena rossa. L'unica cosa certa è che se vogliamo ottenere la catena dobbiamo recarci in ognuno dei laghi. Torniamo da Noesi, sì. Non faccio nient'altro qua perché tanto farmare ho farmato l'altra volta. Cioè, ho farmato nell'altra zona. Quindi non sto a rifarmare qua, tanto. Non ho voglia di catturare Pokémon adesso. Anzi, cioè, se non ce ne fossero stati, perché in realtà ce ne sono, forse meno del solito. Ma forse no. Se non ce ne fossero stati sarebbe stato anche meglio. Perché avrei girato più liberamente. Una zanna di Azelf emana un vago calore. Mi chiedo se altri abbiano mai portato a termine le prove dei laghi. Sarebbe meglio accelerare il passo. La situazione al villaggio comincia a farsi tesa. E cosa te lo fa pensare? Ci sono stato. Vengo dal villaggio. Pare sia stata avvistata l'ombra di un Pokémon oltre lo squarcio. Giratina? Oh mio Dio! No! Può essere il mondo distorto? No!
c'è Arceus là in mezzo e noi veniamo dallo squarcio, noi non eravamo nel mondo distorto. Però io mi ricordo benissimo l'uscita di Giratina da quello squarcio, da quella dimensione, che tipo vedevi che si apriva la dimensione tutto nero, vedevi, e poi sti occhi rossi. Ma di che cosa stiamo parlando? Che su Spada e Scudo c'è quell'elefante che va a schiantarsi contro le pareti, che butta giù le pareti, un elefante. E di là dall'altra parte c'è Giratina che ti esce dal mondo di sto... Sauron ha formato una squadra per studiarlo e nel caso si presenti la necessità sconfiggerlo. O almeno questo è quanto mi ha riferito un mercante della ditta Ginko. Sì, sì, voglio proprio vedere come lo buttano giù. Un mercante? Un collega vorrei dire. Se davvero dovesse apparire un Pokémon dallo squarcio spazio-temporale... No, ha travisato la domanda. Dallo squarcio temporale che ne sarebbe di tutti noi? Ma forse perché lui si ritiene più archeologo magari, più che mercante. Samson, non lasciarti morire dall'enorme vasile delle terre di Isu. Il nostro obiettivo non è solo andare all'ultimo lago. Sì, ma chi si intimorisce? Questo è lo spirito giusto. Mi accoderò anch'io per assistere in prima persona a questo momento di poca epocale. Assistere in prima persona, Telo? Ricordate bene, una volta raccolto l'ultimo elemento necessario per ottenere la catena rossa, dirigetevi senza indugio alle rovine brumose. Sì. Ah, no, cioè, sì, io. Va bene, ok. Cioè, come fai a intimorirti? Ma avete mai giocato a Zero Dawn? Forbidden West, ma avete visto la mappa di Forbidden West? Mi venite a parlare di questa? Ma figurati, poi posso anche girare con Bravery. Ma non ti lasciare scoraggiare. Ma dove? Dove? Eccomi. Subito. Un attimo che mi sono schiantato. C'è un Rufflet. Ciao. Non lo cago. Si dice che la Gorgonzola contiene in parte acqua marina. Se ciò sia dovuto alla sua geografia o a qualche Pokémon, rimane tuttora un mistero. A sorvegliarlo si trova un Pokémon chiamato Uxie. Si narra che spiccando il volo diede origine negli uomini alla conoscenza necessaria. Diede origine negli uomini alla conoscenza necessaria per risolvere i problemi. O almeno ciò è quanto giunto fino a noi. Sì. Apri, va. Non ho capito il testo, ma vabbè, proprio. La conoscenza. Uxie è quello un po' più... mattone. Mattone da buttare giù. Sì. Che oggetto strabiliante, è apparsa una caverna dal nulla. Mi chiedo quale Pokémon ci accoglierà al suo interno. Uxie? Ognuno dei Pokémon sembra un Pokémon... Sì, ok, vediamo. Tra l'altro, adesso che ci penso... Avevamo Gudra, avevamo Overquill, qua abbiamo un altro di Isui. Che spero di aver già visto, o se non l'abbiamo visto, ok. Che area gelida, un pessimo presentimento. Ah, Zoroark. Vabbè, Zoroark l'avevo visto. Era nei trailer ovunque. Che sia il temibile Pokémon male di volpe? Proprio lui! Vabbè, Zoroark è un pezzente. Zoroark è un pezzente perché gli è andata una tipologia che fa... dà un po' fastidio. Quindi, Avalux, se non sbaglio, gli ho dato Sgranocchio. fa ridere perché c'è sempre Avalug in mezzo. E Avalug entra e muore. 58, sì. No, non così. Andiamo con Avalug, facciamo un po' di sgranocchietti qua e là. Perché purtroppo lui è in famello. Normale spettro, non puoi andarci con i lotta, è immune. E non puoi andarci neanche con gli spettro perché è immune. Livore. Sta bon che non è morto. Dai che qua. Un colpettino, quello scioppa. Morirà comunque, tanto che cacchio devo dirti. Almeno gli facciamo un po' di danni. Cacchio, se andavo col possente lì lo distruggevo. Vabbè. Ciao Avalug. Ci vediamo dopo.
Adi. Bass Collision. E poi cos'altro gli è immune? Lotta? Vabbè, lotta normale e spettro. Vabbè, che è il normale. Neanche chi se ne frega. Via. È un bel, una bella tipologia. Bisogna vedere poi anche come è messo e tutto. Però carino. Al contrario di lotta normale buio che era Obstagoon, che è inutile. Poi Obstagoon, cioè quel robo lì, tira un cartone, vola nel casino, lo smonti. Da bambini ci raccontavano molte fiabe sul Pokémon male di volpe. Si dice che sia tormentato da un profondo astio. Bello. Sì, vabbè, già poi nel trailer di Legend Arceus, quando l'hanno presentato, era un casino. C'era molto horror come trailer, come presentazione di quel Pokémon. Combi, Zubat, Hanoon, Magneton, Dusclops. Dimmi nell'ordine il numero dei loro occhi. Ma che cacchio vuol dire? 2 2 1 Magneton ne ha 3 2 2 1 3 1 Solo la risposta? 2 2 Sono scordato. Combi Zubat Hanoon Magneton Dusclops. Fuck. Ti prego. Oh no, Zubat non le ha. Mi stai dicendo che Zubat non li ha? No, ma Combi ne ha 6. Cacchio. Oh, vi giuro, non ci ho pensato. Non ci ho pensato. 6, 0 quell'altro, 1 Hanoon, 3 Magneton e 1 cosa? Ne ha 6. Posto. Non so perché avevo in mente un Combi con due occhi e basta. Pezzo dello spirito, ok. Artiglio. Ma raga, ma me li state descrivendo come dei mostri. Ma non ce li ha gli artigli con Rob. Incredibile, abbiamo superato tutte e tre le prove dei laghi, ben fatto. Boh. Intanto Avalug è morto. Posto? Mo? Per portare a termine le prove dei laghi. Sì. Stando a quanto detto c'è la signora Noesis, dobbiamo dirigerci verso le rovine brumose. Brumotti. Non mi è dato a sapere cosa ci aspetta, ma il semplice fatto di esplorare delle rovine mi riempie di entusiasmo. Su via in marcia. Ok, acquitrino vermiglio. Le rovine brumose quali erano? Scusate un attimo. Quelle dove c'era gli Hanoon? No, quelle erano le rovine Flem. Ah, là sopra. Sono dei disegni. Le rovine brumose. Da tempi immemorabili, nei racconti della nebbia nasconde i confini, li rende più vaghi, più incerti. Se il nostro compito è far sì che il mondo degli umani si intrecci con quello dei Pokémon e con quello delle leggende, allora questo è certamente il luogo ideale. Ci ho detto, mi sfugge cosa dovremmo fare concretamente. Eccomi qui. Come facevi a sapere che avevamo ottenuto tutti e tre i doni dei Pokémon? Ci hai osservati dal cielo? Dal cielo, certo. Se vi interessa saperlo, ho ricevuto l'aiuto di un Pokémon davvero speciale. Un Pokémon in grado di volare ovunque nella terra di Sui, per caso? Ma non c'è tempo per questi discorsi adesso. Come facciamo a creare la rossa catena? Non ne ho memoria né idea. Si tratta di uno strumento straordinario in grado di tenere insieme il mondo.
Dubito che possa essere forgiata da esseri umani come noi. Allora cosa possiamo fare? Setacciare Isui in lungo e largo in cerca di qualche indizio? I tre Pokémon dei laghi. Lì c'era Palkia. C'è il Palkia lì in mezzo. Ursaluna, Ursaluna, Palkia. Ninetales. Questa è la rossa catena. Ursaluna, Ursaluna, Palkia. Ninetales, Dialga. Arceus. Patto suggellato dalla mia famiglia, tramandato di generazione in generazione, è stato ora adempiuto. Mi sento leggera, come se mi fossi appena liberata di un peso che gravava sulle mie spalle. Samsung, i miei complimenti, un'altra impresa è riuscita brillantemente. Ma ahimè, sembra che le cose stiano comunque evolgendo al peggio. Hai saputo qualcosa di nuovo? I miei colleghi della ditta 5 mi hanno riferito una notizia. Pare che il capo del Team Galassia si sia stancato di attendere l'esito delle ricerche e abbia deciso di salire sul Monte Corona. Posto. Che gli passa per la testa? Intenzione di studiare lo squarcio in prima persona? Morirà. Chi se ne frega. Presumo che non sia a conoscenza del fatto che Samsung ha ormai ricevuto la catena rossa. Giusto, sto rendendo al corrente la catena rossa. Dobbiamo dirgli di questo strumento e raccontargli tutto ciò che Samsung è riuscito a fare. Al villaggio?